Per l'argomento di oggi in media abbiamo la fortuna di avere con noi Derek De Kerckhove. Io ve lo presento rapidamente. Derek è un grosso personaggio della cultura internazionale, è un uomo fortunato perché ha avuto la fortuna di essere un allievo di McLuhan, e questa è obiettivamente una fortuna. Esattamente, una delle stanze. Devo dire, essere allievo di più importante studioso dei media, un geniale, che noi abbiamo ricordato peraltro il centenario della nascita a metà dicembre, qui era qualche idea perché abbiamo costruito questo incontro, lo vedo qui in nome, con Matteo Castellardi e con Emanuela Patti, proprio, per ricordare il centenario della nascita di McLuhan, un passaggio culturale. Dico, in quell'occasione l'abbiamo ricordato McLuhan come un classico del Novecento. Questo è l'impianto che abbiamo dato alla cosa, e ha fatto piacere anche a Derek di essere con noi per questo. E da quando poi, da ex allievo di McLuhan, Derek poi è diventato un grande studioso dei media. I suoi libri, come dire, sono parte della discussione internazionale, seguiamo con grande attenzione, e penso francamente che non potevamo fare scelta migliore per introdurre la discussione di oggi, la discussione proprio sui media come grandi nodi della ricostruzione del potere a livello mondiale. Io non aggiungo altro, darei direttamente la parola a Derek per entrare nel merito, poi dopo avremo una discussione, abbiamo modo di metterlo, e Derek sarà generoso con noi nel poter discutere nel merito delle questioni. Bene, grazie. Sì, a te. Ok. Allora, grazie tanto, grazie alla Casa di Cultura di invitarmi, di tornare e anche di ripensare a questa problematica dei rapporti tra i media e nuove figure politiche, direi, nuove modalità di politica. Vuol dire nuove modalità di rapporti tra i poteri e i media. E ho ripreso un lavoro che avevo fatto con il mio team, Matteo Cesarati e Emanuele Patti, però ho rimesso, come da questo momento hanno successo un sacco di cose, ho messo anche altre novità, e passerò dalla presentazione a video per illustrare un po' le cose di cui parlo. E il primo video, quanti di voi avete già usato Twitter? Ok, per questi mi perdonare di fare una pausa iniziale su Twitter, che vuol dire che l'ho preso questa perché è una presentazione. Il microfono un pochino più vicino. Va meglio? Ho preso questo filmato perché è l'intervista di una bravissima giornalista italiana. La bravissima giornalista italiana, allora spero che guardi, si sente così, la macchina ti lascia, datemi un minuto che lo ritroverò, si chiama Locatelli, e ha scritto un libro su Twitter e le rivoluzioni che sta facendo adesso e che è assolutamente brillante, e lei spiega gentilmente cosa è Twitter. Lo facciamo così e facciamo così, spero che questa volta sì, va bene, adesso sì, e vi faccio vedere la signora quando arriva. Ecco Twitter. È un social network che serve per informare e per informarsi. Probabilmente la maggior parte delle persone che sta su Twitter lo utilizza per informarsi, e quindi segue delle persone considerate delle fonti che possono dare delle informazioni utili, interessanti. Ecco, io ho utilizzato Twitter in questo senso. Da novembre, dicembre, gennaio, febbraio di quest'anno ho seguito giornalisti, blogger, attivisti che si trovavano in Tunisia, Egitto e Libia, altri si trovavano fuori di questi paesi, però tutti hanno un ruolo di informazione, e bisogna
interessata a questo tema perché mi sono resa conto che molte notizie arrivavano prima attraverso questi canali piuttosto che attraverso le agenzie di informazione. Io seguo perché so che mi possono dare le notizie e le persone che seguono me perché sanno che possono ricevere da me una notizia. Io quest'estate sono stata a Cairo per seguire appunto il posto di evoluzione. Torniamo sul Cairo dopo. E torniamo alla presentazione, perché adesso voglio dire che vuol dire Twitter, dove Twitter e perché Twitter è importante e forse perché focalizzare su questo come un esempio, un benchmark dei media che cambiano le cose. C'è una Twitter è la tappa attuale della maturazione dell'internet e lo dobbiamo vedere che l'internet è in stato di maturazione, non è una cosa che succede qua e qua e qua, no, tutto questo è collegato dal momento del telegrafo, dall'invenzione del telegrafo incomincia il rapporto tra il linguaggio e l'elettricità, vuol dire la distribuzione globale del linguaggio in tempo reale. Questo è fenomenale, epocale direi, epocale. E siamo a vivere questa epoca adesso e vedere da questa trasformazione sull'angolo dei poteri è esattamente molto pertinente. Vedere le tappe della maturazione, chiaramente l'invenzione della rete, passo sul telefono, passo sul computer individuale, passo su, che sono anche tappe, no? Diciamo tipicamente in rete, vuol dire la globalizzazione di questo impatto elettronico sulla società umana. Da www a Mosaic, Mosaic dà la possibilità di passare da una cosa molto specializzata e scientifica a una cosa che la gente possono utilizzare. Yahoo è l'arrivo, sempre maturazione, l'arrivo della possibilità di trovare qualcosa dentro questa massa enorme di informazione. Blog, l'incomincio del rapporto diretto tra la rete personale e la rete tecnica, vuol dire che sempre di più si mette la nostra identità dentro la rete e si distribuisce e si pubblisce il nostro essere. I mondi 3D, un sidebar, però abbastanza pertinente perché? Perché benché nessuno di qua, e ancora meno io, siamo su Second Life. Second Life rappresenta la progezione fuori dalla nostra testa di un immaginario condiviso. Vuol dire che tutte le funzioni cognitive che abbiamo sviluppate dall'infanzia e nella scuola oggi sono esportate su un schermo, moltiplicata e ridistribuita nel mondo intero. Twitter, perché Twitter? Twitter è il momento, segnale d'allarme individuale, globale, messo a disposizione di questo territorio. Allora la signora spiega molto bene che per informazione, per dire che sto mangiando una bella pizza, lei infatti ha seguito Twitter, vediamo com'è, al Cairo e nella primavera araba, per sapere che si tratta com'è, che uso hanno fatto, sono due o tre studi che ho ripreso nella presentazione su questo. Chiaramente Twitter è un momento importante anche sul piano politico, ma non è sul piano sociopsicologico. Sono due passi complementari adesso, e due segnali forti di questa maturazione, una che viene in Italia e si chiama la nuvola italiana, e che è il cloud computing, il nuovo buzzword, non nuova cosa, perché una vecchia cosa è il cloud computing, ma il buzzword è nuovo, e usare di questo buzzword per fare un'industria nel mondo della comunicazione è il modo di maturare socialmente. E questa è la dimensione che Twitter è anche la maturazione sociale. Maturazione sociale nel senso che le emozioni globali oggi stanno venendo via questi modi, blog, Twitter, Facebook un po' meno. Maturazione sociale vuol dire un cambiamento di sensibilità. Allora c'è qua un altro, non veramente un video, infatti posso tornare su questo più tardi. Però l'idea fondamentale, volevo parlare di Wikileaks. Chi vorrebbe sentire di più su Wikileaks immediatamente?
Ah, ok, Wikileaks. Rapidamente, Wikileaks è questo momento epocale, anche quello, dell'arrivo della trasparenza, perché quando parlo di questa maturazione sociale, parlo anche della crescita della trasparenza che viene naturalmente come un effetto dell'elettricità. L'elettricità è un sistema di penetrazione e di illuminazione, di energia e di luce. Questa trasparenza è normale, vuol dire che siamo sempre più esposti, infatti, a essere visti del resto del mondo. Questa trasparenza avviene, allora, come un effetto, Wikileaks era uno. Si può dire che Wikileaks era una bella sua finanziaria, si può dire che era usato, che queste rivelazioni erano pagate da giornali, ripresi da giornali in mancanza di notizie, si può dire un sacco di cose. Wikileaks è un momento detto di che mondialmente la gente si è reso conto del fatto che c'era una cosa che sapevano sempre, ma nascosta, una volta discussa, aperta, viene un'altra cosa in totale. Wikileaks è un passaggio, non si sa quanto altro Wikileaks succederà, no? Non si sa che tipo di manifestazioni di questa trasparenza emergeranno della situazione, ma la cosa che si sa è che continuerà. Perché continuerà? Perché esattamente la dimensione Twitter è quella, adesso messo sotto controllo in USA, a un modo che fa un po' paura sul gioco del potere negli Stati Uniti. Tutti oggi, la decisione del Stato degli Stati Uniti era fatta, decreta, che le 637.000 utenti americani, non solo americani, anche noi, utenti di Twitter che sono connessi a seguire Wikileaks sono sotto sorveglianza. Hello? Questo è un vero problema. Vuol dire che siamo in una situazione dentro di che si gioca veramente una lotta di potere tra il mondo imposto e la resistenza. Noi vedremo un sacco di modalità di resistenza, però intanto come viene? Allora, il caso Wikileaks è stato un precursore evidente di quanto sia la trasparenza a far innescare un consenso politico reale, cioè un consenso che non reclama benefici o tolleranze amministrative, ma un progetto che va al di là del suo mero contenuto. La trasparenza come valore. Sta arrivando. Trasparenza come valore. In un momento mi sono pensato, cioè, non sarebbe male se c'era una webcam nella casa, nella stanza privata del Papa. L'informazione come pretesto, la consapevolezza e la responsabilità come evento etico. Etico, sì, ci siamo, la parola giusta è quella, stiamo a trovare una nuova etica. Sempre quando c'è un gran cambiamento del rapporto tra linguaggio e l'essere umano, corpo, carta, elettricità, c'è un cambiamento fondamentale di etica. Però questo cambiamento etico viene dopo i principali passi. E noi siamo adesso nel versante cadente della grande metamorfosi, vuol dire che siamo già a sviluppare un'etica, ma non l'abbiamo anche ben nominata. La rete internet, gli strumenti del web 2.0 hanno introdotto nella società civile una reale possibilità di espressione destrutturata, senza garanzie e secondo una modalità emergente, partecipata e collaborativa attraverso un fattore di condivisione spontaneo e emotivo prossimo al territorio con mai un villaggio globale. E vengono comunità critiche che arrivano a generare consenso sugli argomenti, sui processi che permettono di conoscere, capire e affrontare gli stessi, congiurando ogni tetrafarmaco politico per sedare l'interesse in nome di una mancanza governanza equa. Abbiamo grandi problemi e meno di pazienza con le nostre istituzioni, e per buone ragioni. Un esempio della quantità di strumenti social media che sono usati, come funzionano, involgono la gente, creano nuovi gruppi, creano discussioni, fanno la promozione delle idee o delle problematiche che arriva e anche l'evaluazione. Effetti sociali dei social media. Con la sua spinta sociale, bottom up facilitata dai social network ha dimostrato di essere drammaticamente in contrasto con l'idea di una monarchia assoluta o di un governo top down.
l'autonarrazione dei cittadini e non dei media ufficiali, vuol dire la possibilità non solo di rispondere ma anche di dichiarare, anche di portare un altro. Come si chiamava nel Medioevo il schismo religioso. Vabbè. E questo, siamo a una spazializzazione, redistribuzione di gruppi di sferi di potere. Zeynep Tufekci, che è una turca brillante, sociologista turca brillante, ha fatto uno studio di questi problemi di social media e lei parla del rapporto tra cosiddetto network effects, effetti della rete, moltiplicato di field effects, effetti dell'ambiente sul campo. Adesso possiamo contare su una quantità indeterminata di anonimi che vanno verso il nostro progetto o no. Però possiamo contare quando, per esempio, una volta in più si ferma il treno di Trenitalia, contare su tutta la gente che viaggia nel stesso treno per dire che sono ancora molto più scontento di mai che il Trenitalia si scusa per il disagio come sempre. Quindi c'è la possibilità di rispondere a una situazione che non ti piace e che è fatta da gente che non incontrerà mai, però che sono parte del momento, di questo momento, della vostra considerazione, della vostra critica. Field effects modifica e ristruttura la sfera pubblica. Infatti la sfera pubblica, inventata dai romani, ma no, prima dai greci, la res pubblica, l'idea della res pubblica è una cosa che il pubblico, che ciascuno, che appartiene a tutti, questa sfera pubblica oggi è in cambiamento. È fluida, si distribuisce al rapporto della necessità. Alla domanda, abbiamo una sfera pubblica on demand e non più. Più di tutto, una notizia locale non è più pertinente solo per l'opinione locale, l'opinione pubblica adesso è globale. Vuol dire che la sfera pubblica, l'opinione, tutto questo hanno configurazioni, geometrie, volumi nuovi. Per dire niente della velocità, dell'istantaneità, della trasmissione delle informazioni. Cascata di informazioni, rivelazioni di preferenze sconosciute. Questa è un'altra cosa, che quando si crea un gruppo di interesse e che comunica via un blog o via Twitter per parlare e condividere questi interessi, l'effetto rete, che è l'effetto di proliferazione e di ricontattazione di gruppi a gruppi, questo effetto crea una materializzazione di un gusto, di preferenze, di voti, di situazioni politiche. Questo uso di Twitter in Egitto, per esempio, non si vede molto bene, mi dispiace, però infatti non si deve vedere, sono le diverse popolarità durante la rivoluzione Al-Tahir e Al-Cairo, la popolarità dei blogger che anche rischiano la loro vita a questo momento di continuare il loro blog. Dobbiamo sapere che tutti questi personaggi avevano un coraggio fenomenale. E allora sono diversi assi di seguito di questo mondo di Twitter. Allora, il click si chiama il click revolution, l'attivismo del click. Una volta che la gente sente questa resistenza a una situazione intollerabile, infatti avevo lì un video abbastanza, lo faccio vedere più tardi, intollerabile, succede il fatto che c'è allora un forma di attivismo che si chiama l'attivismo da click. E questa forma di attivismo crea questa emozione circolante. E allora le grandi emozioni circolanti che abbiamo vissuto contemporaneamente al nostro tempo, c'è una storia indietro, fondamentalmente la primavera araba è un movimento di emozione che ha fatto tutto il corso mediterraneo, arrivando a Qatar e altri paesi al sud dell'Arabia Saudita.
abbiamo visto il movimento di Los Indignados, che era un'altra cosa che è successo e che ha le sue proprietà di organizzazione, essendo non nel mondo musulmano molto represso, ma essendo infatti un lusso di democrazia ancora più o meno aperta come la nostra. Abbiamo visto anche Occupy Wall Street, che è un movimento che ha fatto il giro del mondo, vuol dire queste grandi emozioni. Queste grandi emozioni che sono emozioni non solo vissute, ma anche attive, che ci fanno partecipare a qualcosa. Questo è un fenomeno nuovo, un fenomeno da seguire, questa possibilità della proliferazione di un'azione politica che viene di un sentimento di spinta e di comunicazione attraverso i social worker. Dall'attivismo della clicca alla reale mobilizzazione dei corpi, gli effetti dell'emozione condivisa, dalle rivolte arabe alle proteste in Islanda, i postumi della crisi finanziaria e politica e la disaffezione verso i poteri rappresentativi della democrazia, passano dalla rete alle piazze, in un modo che alimenta e connette comunità eterogenee. Gli Agana Simenoi della Grecia, il recente M15 in Spagna e tutte le declinazioni del fenomeno Indignez-vous. Chi ha letto il piccolo libretto di Essel, no? Indignez-vous? Immagina un uomo di 81 anni crea una rivoluzione mondiale. Scusami, l'ho rovinato di 10 anni, 91 anni. No, questo è meraviglioso, c'è anche fortuna per noi. Ma per dire che una cosa fenomenale, che lui ha creato un movimento mondiale che ha preso il suo nome. Ma questo movimento mondiale ha successo, vediamo, infatti abbiamo, ah sì, ho parlato un po' di antecedenti, arriverò dopo su come è successo questo movimento di Indignados. Quando mi sono occupato di sapere un po' di più su questa problematica del ruolo dei media e dei poteri, la prima che avevo studiato era la famosa rivoluzione di Chiapas, la zona di Messico, che era completamente fatta su internet grazie a questo uomo sempre mascato, che nessuno sapeva da chi, nessuno conosceva la vera identità, il subcomandante Marcos, che ha continuato a fare precisamente dell'opinione locale una cosa globale, distribuendo sulla rete le varie tappe della resistenza di questo gruppo di Chiapas, provincia di Agricola, contro le repressioni assolutamente intollerabili dell'esercito messicano. Ma cioè, questo è un momento importante. Un altro momento importante, un po' diverso però, che parla piuttosto di finanza, Andhra Pradesh. La scommessa del governo di controllare la distribuzione e la verifica delle spese pubbliche attraverso una rete amministrativa ha recuperato in 2 anni tutto l'investimento di attrezzare l'amministrazione pubblica di Andhra Pradesh per la recupera della tradizione tendenza del denaro a volare nelle tasche non destinate. Vuol dire recuperando il denaro generalmente ha pagato l'attrezzatura, però ha perso il governo. Filippine, la caduta di Estrada, amo molto questa si è caduta, la caduta di Estrada, che era il presidente di Filippinas, che era un attore ipercorrotto, che era dovuto all'uso di SMS, che a questo momento era ancora gratuito e anche aperto anche al pubblico. SMS a questo momento in filippino non si pagava e anche ci potevi mandare un SMS a tutti le gente. Allora, tutti i media ufficiali di Filippine non dicevano niente sulla corruzione del governo, c'era un silenzio generale, però la gente su SMS. Finalmente hanno fatto un movimento di resistenza che ha avuto un successo e hanno buttato fuori questo presidente per trovare un altro così corrotto. Però in 2009 il primo vero momento della connessione diretta tra Twitter e una protesta, quando le ultime elezioni totalmente corrotte in Iran erano segnalate un po' come il fax segnalava più antico ancora, 89 segnalava la rivoluzione della piazza, la grande Tiananmen al centro di
bel Pechino. Questo era un primo momento quando un mezzo aiuta il resto del mondo a sapere di che si tratta. Con i Filippini è la stessa cosa, e con in Iran abbiamo potuto sapere che è successo a diversi punti di questa elezione grazie alla diffusione da Twitter. Tante gente dicono che infatti in Egitto non erano tanti che erano twitterati. A parte vero, non, a parte no. A parte vero nel senso che non erano la normale quantità, vuol dire la proporzione che si trova altrove, esattamente che si trova ancora in Italia, era sufficientemente per lì, la piccola connettività, la possibilità di passare da un frontiera a un'altra senza pensarci, vuol dire la ripresa di tutti i messaggi venendo della piazza El Tahir, della revisione al Cairo, dar questa notizia al resto del mondo. Si può vedere, questo sono gli antecedenti. Piazza Tahir è bloccata, stiamo provando ad arrivare lì, gli egiziani stanno facendo la storia. Well, Donim, marketing manager Google, Medio Oriente e Nord Africa. Interessante che questo è il momento quando incomincia la cosa. La proteste in Egitto sono riuscite a coinvolgere le più ampie fuori degli ultimi 50 anni. Devo dire su di questo una cosa importante di notarla, perché quando sei un regime autoritario, la prima cosa che tu registri è la notizia e le notizie. Le repressioni in Egitto prima di questo, in Tunisia, era brutalmente eseguita e completamente nascosta. E anche io ricordo un'esperienza personale, più o meno personale, essendo il 2005 in Tunisia, sempre sotto la direzione di Ben Ali, questo, facciamo perdere qualificativa, ma Ben Ali era il presidente governatore della Tunisia. Lui ha letteralmente fa battere, picchiare giornalisti, anche giornalisti stranieri, essendo capaci di fare o una delega completa per gli stessi media stranieri e un controllo assoluto dei media locali. No? Questo. Allora, si dice che erano tra 5 e 6 protesta in Tunisia, prima che Tunisia, come voi sapete, è l'inizio della primavera araba, è il momento quando che, la gente, mandando via Facebook quantità di fotografie della repressione brutalissima di Ben Ali, hanno creato questa risposta, e la risposta è fatto che la pressione enorme del mondo sul caso di Ben Ali ha fatto che Ben Ali è uscito, una pressione psicologica enorme, ma anche un cambiamento di sentimento molto veloce da parte della polizia verso l'esercito, un sacco di cose che hanno successo così, che vengono solo la possibilità di far capire alla gente che succede veramente la cosa. Io ricordo l'orrore di vedere il giorno di che qualcosa è successo, mandato nel mondo, ero in Canada a questo momento, l'immagine di un uomo da cervello, era essendo letteralmente del cranio, perché era sparato dall'esercito di Ben Ali di Tunisia contro le sue proprie persone. Ho qua un video che sto ancora a mandarvi se voglio farvi vedere, ma perché veramente io direi che vedere una cosa del genere e diviene insopportabile, improponibile, e che questo è, faccio vedere benché non so quanti vanno a lasciare la casa. Torniamo qua, ecco. Questa è la repressione al Tahir all'inizio. Questi sono due. È una follia, è come un modo di animali, però è ancora animali sono molto più, come dire, regolati. È questo. Hanno uscito una donna, tranquilla. Ok, questa cosa, basta di vederla così, ma questa cosa è improponibile, inaccettabile, e questa crea un sentimento di indignazione enorme da parte della gente mondialmente. Infatti Berlusconi e Sarkozy erano le due che non hanno detto che non si sono messo un po', non mettiamo i diti in questo problema,
però la direttrice delle Nazioni Unite delle comunicazioni ha detto che è improponibile l'idea di non rispondere a una situazione così grave, così inaccettabile. Non hanno avuto la stessa dimensione verso il problema della Libia, questo lo sappiamo, ma la Libia è una cosa molto diversa e non voglio andare più avanti, però la differenza del trattamento della Tunisia e dell'Egitto e dal resto del mondo e la Libia è un po' sospettoso. Vabbè, non voglio entrare troppo fortemente nella politica perché mi perdo facilmente, però dire che per esempio che succede oggi con Assad e con la Siria, la brutalità enorme di questo mette il resto del mondo così, siamo letteralmente a sentire le cose che succedono lì, non è sopportabile fisicamente per i nostri corpi di continuare di essere esposti. Allora cacciamo tutte le notizie, mandiamo al diavolo tutte queste cose, chiudendo gli occhi, o possibilmente, ma non lo penso, noi facciamo una pelle sempre più forte, o finalmente diciamo di no, diciamo che basta. E io direi che questo è l'orientamento futuro. Non ve lo prometto per domani, ma certamente a un momento arriveremo a una dimensione globale come l'abbiamo verso la città. E infatti questa è una tappa verso che penso che andiamo. La repressione della... Scusate, mi devo... Io passo rapidamente su queste immagini, no? No, per arrivare di nuovo al studio di Zeynep Tufekci, che fa il paragone con che è successo uno di sei o sette manifestazioni, no? In Tunisia, prima di quella che ha fatto cadere il regime di Ben Ali. In Gaza 2008 la processione era seguita in repressione brutale perché a questo momento sono 28.000 utenti di Facebook in Tunisia. Però Gaza è una città del sud profondo, isolata. Quarantina completa, si chiama in americano whack a protest, quando c'è una protesta, whack vuol dire slap, sembra una parola un po' debole per dire la cosa che succede, ma si chiama whack a protest, se puoi fare un whack a protest fai chiudere tutto, se no Sidi Bouzid 2010, Mohamed Bouazizi si brucia, è il seguito di una protesta virale, a questo momento 2 milioni di utenti di Facebook in Tunisia, vuol dire che ci serve un certo livello di penetrazione di che social media per arrivare a un effetto virale, fondamentalmente virale. Dipende dai media, dipende dalla situazione, possono essere pochi, possono essere molti, però 2 milioni hanno fatto il lavoro. Allora, questo è, cominciamo a avere il sentimento di indignazione, il famoso testo di Stéphane Hessel, indignatevi. Però la cosa interessante, la vera indignazione non nasce dall'odio, ma dall'empatia e solidarietà con gli altri. In questo senso è un effetto naturale dell'interconnettività associata al reale disagio sociale e politico. Si muove oltre l'esigenza del singolo per essere esperienza comunitaria, qualcosa di più universalmente umano. Possiamo dire che tutte le rivoluzioni partano più o meno di questo complesso emotivo dentro di che funziona la società, però chiaramente accelerato alla velocità della luce adesso con questi social media. E anche abbiamo questo problema della rabbia. Quanti di voi avete visto questo film Inside Job? Scaricatelo, gratuitamente si potete impiegare, non so, rischio, non si può più fare. E vedete, è un documentario sulla confusione tra i governi, specificamente americani, e le grandi industrie. Una volta di più, cosa che conosci? La sappiamo questo, l'abbiamo sempre saputo, ma di vederla in azione è un'altra cosa, di viverla sul film. Io sono uscito di questo film di un'ora e mezza. È stato di rabbia, come è possibile di essere preso in giro a questo livello, in questa quantità? Poi è passato di la finanza stamattina, a me mi è sempre dispiaciuto enormemente il fatto che Assange, il fondatore di Wikileaks e la storia di Wikileaks, Assange non ha potuto fare le rivelazioni sulle banche che lui promettava di fare, e infatti sono praticamente certo che il modello di controllare Assange
con il sistema legale svedese e americano, infatti, è fatto specificamente per impedirlo in assoluto di fare questa, no, di realizzare questa minaccia che lui aveva fatto al mondo, di lasciare aperto, come i segreti politici e diplomatici, e lasciare aperto anche i segreti bancari. Beh, bella cosa. Murdoch, passiamo, posso, non faccio vedere di più perché è facilmente dimenticabile, però Murdoch e News of the World, il scandalo del mondo, del giornalismo, dei media, come fanno infatti completamente capire a che punto siamo spiati, letteralmente, e usati per qualche intenzione che sia. Questa povera ragazza da che il telefonino era intercettato per sapere le conseguenze di un assassino che a un certo modo lei sapeva di più. Che succede? Succede che abbiamo nel mondo questo grande sviluppo di emozione, no? Di indignazione. L'indignazione è un'emozione di base, è un'emozione che dice Essel che viene della solidarietà, piuttosto che dal mio povero caso personale. Non è molto forte. Allora, la Spagna, il famoso caso 15M, 27 luglio 2011, 15 maggio 2010 in Spagna, maggio, 21 maggio in Roma, 30 maggio in Parigi, 29 giugno in Atene, 30 giugno in Minsk, Bielorussia, che va a fare un movimento di Minsk, Bielorussia, però esiste anche questo. E anche passa anche l'oceano, va a Santiago del Cile e torna a Tel Aviv. Questo è un movimento che non è mai successo nella storia. Non abbiamo mai visto un movimento emozionale che porta così, attraverso i continenti, attraverso le culture, attraverso le religioni, attraverso questa è una nuova figura politica attuale, no? della cosa. Democrazia, no? Viste dal di fuori, le comunità virtuali possono essere giudicate come vere comunità. Non c'è dubbio che esse siano in parte una risposta alla fame di comunità risultata dalla disintegrazione delle comunità tradizionali. Non è vero? L'osservazione di Howard che è importante. Fattore scatenati di questa partecipazione di 58 città spagnole al movimento indignato. Sì, ho visto a Barcellona come si faceva, come alla piazza di Catalogna la gente viveva lì sotto le tende, no? Sotto le organizzazioni per sopravvivere nelle condizioni di questo momento. Non edificazione nelle azioni dei partiti tradizionali, no? Come diceva Stuart Tufekci, i social media non creano dissensioni che non sono già dentro e non prendono un partito particolare. Si può fare, però fondamentalmente il social network attraversa anche le linee politiche normali. Non edificazione del bipartitismo, forte crisi economica ed alta disoccupazione e richiesta di diritti civili di base. Queste sono le motivazioni che hanno successo. Novità dell'integrazione, finisco fra poco perché voglio portare l'attenzione su due momenti italiani, però novità dell'organizzazione di questo movimento di indignazione, interconnettività bottom up delle associazioni e cittadini partecipanti, questo è importante. Le proteste del movimento 15M non hanno seguito un modello top down, ma sono state organizzate nella piattaforma digitale Democrazia Realia, e questo è forse anche un aspetto di questo nuovo personaggio politico, l'Indignados, no? Che è perfettamente d'accordo di essere anonymous. Non so quanti di voi avete seguito il, e anche qua ha successo una protesta con questo in Milano, la risposta della gente mascherata, infatti, alla cesura, alla chiusura di Mega Upload. No? Mega Upload è un sistema che permetteva a ciascuno di noi di tranquillamente scaricare filmati, video, musica,
qualche tipo di cosa protetta da copyright, e chiaramente era una furberia globale, però 500 milioni di persone erano sempre più o meno con questo Omega Pro scaricando un sacco di filmati. Hanno messo in prigione il finalmente stato americano, stato in Neozelanda per prendere il capo di Mega Pro, l'hanno messo in prigione, hanno fermato tutti i suoi tutte le sue cose, e immediatamente, e questa è una cosa interessante, non so se c'è un filmato su questo, immediatamente c'era una resistenza nel mondo intero e particolarmente nella rete, un altro tipo del movimento emozionale in distribuzione come questo, e dentro la rete Wikipedia, Google e non so più quanti hanno fatto cessato i loro servizi per 24 ore come protesta con questo abuso della libertà della rete. Molto interessante, non si sa fino a che punto sarà veramente efficace, non lo so, però vediamo un po' la cosa. Allora, è piuttosto... Blackout, questa è la risposta della mente, e forse è questa. Come il gatto si chiama Anonymous. Anonymous è il gruppo di resistenza contro la presa di Mega Pro. Citizens of the United States, we are anonymous. This is an urgent emergency alert to all people of the United States. The day we've all been waiting for has unfortunately arrived. The United States is censoring the internet. Our blatant response is that we will not simply our rights are taken away by the government we trusted them to preserve. This is not a call to arms, but a call to recognition and action. The United States government has mastered this corrupt way of giving us a false sense of freedom. We think we are free and can do what we want, but in reality we are very limited and restricted as to what we can do, how we can think, and even how our education is obtained. We have been so distracted by this mirage of freedom that we have just become what we were trying to escape from for too long. We have been idle as our brothers and sisters were arrested. During this time, the government has been scheming, plotting ways to increase censorship through means of ISP blockades, DNS blockings, search engine censorship, website censorship, and a variety of other methods that directly opposes the values and ideas of both the Anonymous as well as the founding fathers of this country who believe in free speech and press. The United States has often been used as an example of the ideal free country, when the one nation that is known for its freedom and rights start to abuse its own people. This is where you must fight back, because others are soon to follow. Do not think that just because you are not a United States citizen, that this does not apply to you. You cannot wait for your country to decide to do the same. Avete già visto, si parla anche da voi. Allora, termino sulla la dimensione italiana. Sì, no, la cosa è che adesso questo ruolo dei social media anche in Italia si è fatto sentire particolarmente a Milano con la storia tra Letizia Moratti e Pisapia. Il giudico è che lui era più capace di usare dei social network che lei non l'aveva fatto bene. Questo è un giudizio sul il ruolo. A Torino, non arrivo a leggere bene questo, sì. Coppola si scopasse da Twitter, YouTube, mentre su Facebook soffre della presenza di troppi account. Poca sintonia anche tra Piero Fassino e i social media. Dopo l'insediamento, gli interventi si sono ramificati, il dialogo con i utenti del tutto dimenticato. Ho deciso di far vedere questo perché si tratta del sindaco di Napoli,
che adesso sta facendo un sacco di cose abbastanza divertenti con la rete, ci arriviamo, però ha ragione di stare per il candidato PNL Gianni Lettieri, che ha addirittura ucciso il profilo Facebook dopo il ballottaggio. Il neo sindaco Luigi Di Magistris continua ad utilizzare i social network in modo però unidirezionale. Allora, mica insomma, non so quanti di voi avete visto l'invito di Luigi Di Magistris al vaccino. Se no, andate sulla rete, perché è molto divertente. E mi ha sorpreso completamente, perché io sono uno dei consiglieri del Forum delle Culture Universali che si farà a Napoli nel 2013. E allora sono in contatto non frequente, ma ogni tanto so che vedo il sindaco. E allora non posso capire che lui ha potuto fare una cosa del genere. Ha fatto un YouTube, detto di che gli fa un invito al vaccino, pensando a questo Forum delle Culture e al Teatro San Carlo, a tornare a Napoli e fare una delle sue presentazioni. Vabbè, si potrebbe fare con una lettera, si potrebbe fare con email, si potrebbe fare con una delegazione, anche si potrebbe fare con una delegazione. No, l'ha fatto su YouTube, che è un uso interessante, ma pericoloso. Che ha succeduto? Ha succeduto che immediatamente i blogger e i youtubini si sono messo a prendere, a tagliare un vecchio film di Al Pacino, vedo che lui è al telefono, risponde: ma che stronzate stai dicendo? È iper divertente. Allora, io ho visto uno del suo entourage, pensate, perché ha fatto una cosa del genere? Che si può fare adesso che la risposta è così negativa? Di andare più avanti, di rifare la stessa cosa in modo ancora più provocante, perché in Cina era una cosa, una strategia divertente. Però il problema è questo, unidirezionale. Il problema fondamentale della politica attuale per sopravvivere è di intrattenere sempre più dialogo, sempre più, come dire, condivisione. E su questo Nicky Vendolo è molto più bravo sulla domanda. Presenza web pervasiva, costante, mirata a sollecitare l'affetto, la partecipazione, l'interesse e anche il spirito critico dei suoi fan. Io sono stato a Bari un sacco di volte e sempre c'è una batia per Nicky Vendolo oggi, la stessa religiosità che Napoli aveva per Pasolino quando si veniva ancora, era ancora bravo. E questa è una storia che viene del suo modo di comunicare con i media. Facebook, il suo profilo Facebook viene aggiornato fino a 10 volte al giorno e ogni suo intervento raccoglie centinaia di like e commenti. Allora, questo è un rapporto. Twitter e YouTube, video, ritmo al numero 2-3, contributi mensili, comunicazione attraverso Twitter, simile della presente su Facebook. Presenza su Facebook. Celebra la sua video lettera al Teatro della Verità, in cui Vendola chiedeva la dimissione del premier dopo lo scandalo Rumi. I politici italiani e social media, in questo caso, è una strategia. Vabbè, io volevo concludere su questa idea data da Esther Dyson, che è uno dei più bravi, veramente studiosi dell'internet, e il suo giudicamento su Wikileaks e sulla problematica di questa trasparenza che viene attraverso tutte le modalità che vi ho fatto spiegare. E lei dice questa cosa molto, molto bella: alla lunga Wikileaks ha importanza per due ragioni. La prima è che abbiamo bisogno di una più equilibrata distribuzione di potere fra la gente e il potere. L'informazione, e specificamente il potere che ha l'internet di diffonderla, è la nostra migliore difesa contro i comportamenti negativi privi di controllo. Secondo, noi desideriamo davvero poter credere e fidarci dei nostri governi e istituzioni. Il punto della chiarezza è indurre coloro che detengono il potere a comportarsi meglio e permetterci di fidarsi più di loro. Piuttosto che vederli come nemici, dobbiamo sapere cosa stanno facendo e forse avere più voce in capitolo riguardo a quello che fanno. Io vedo questa conclusione rivede un po' tutto l'impatto generale come un'onda di basso sulla politica e sulle nuove figure di questa politica, ma lo vedo anche con il profilo nascente di una domanda
che diviene sempre più vocale, deve avere un rapporto più equilibrato, come dice lei, tra l'individuo, la società e il potere. Vi ringrazio. Grazie.